Stare di seduto. Scusa, ma dai. Non pensavo, erano di casi. Eccoci qua, nuovo video. Yay! Io sono Carina Dolce, la mia sorellina. Si fa male con Mattarello. Benvenuti sul nostro secondo canale, Second Channel. Iscrivetevi ragazzi, oggi sono fuori lotta. Iscrivetevi ragazzi se ancora non siete iscritti. Sì, perché molte non sanno che noi abbiamo un secondo canale. Bene, sì, invece sì, abbiamo anche un secondo canale. Siamo qua per farvi vedere una ricettina sana, leggera, healthy, bio, dolce, naturale, per rimettervi in forma dopo l'estate. Noi non facciamo diete, non facciamo digiuni, ma mangiamo una cosa super golosa e buona. È golosa, è dolce, leggera. Merenda e colazione sana, è una cheesecake, ma non è come le cheesecake quelle che si vendono in giro, che hanno tanto zucchero, tanto burro, tante schifezze che vi fanno ingrassare. Quelle là vanno mangiate una tantum. Invece questa che facciamo noi la potete mangiare anche tutti i giorni come merenda e colazione, perché è super proteica. Quindi se vi allenate va bene, vi sazia e non vi fa ingrassare. Scherzi. Che fai, mangi la fragola? Mi stai rubando la fragola, dai. Queste fette biscottate integrali. Integrali e sono bio, ovviamente bio. Dove le abbiamo comprate queste? Queste le abbiamo comprate all'MD Discount. Ok. Comunque si trovano anche in altri supermercati. Sono secondo noi le migliori perché non hanno olio di palma e quindi sono buone. Non hanno zucchero. Esatto. Nel frattempo che tu rompi le fette biscottate per la base. Le palle. Non si dice, ma dai. Per la crema, voi sapete ragazzi che la cheesecake è fatta con il formaggio, no? Abbiamo fatto già altri video di cheesecake, andate a vedere, comunque vi mettiamo il link nel box informazione. Questa è una ricetta nuova che abbiamo praticamente inventato, rivisitato e facciamo da poco tempo. Speriamo che vi piaccia anche questa qua. Il formaggio quark, che appunto non avevo mai utilizzato, ve lo straconsiglio perché questo è super leggero, ha pochissimi grassi e molte molte proteine, quindi è straconsigliato se volete appunto stare in forma. La versione ancora più light e più sana della Philadelphia. Beh, se non lo trovate potete usare la Philadelphia. La Philadelphia però ve la consiglio quella light, no? Che è più leggera. O Balance. O Balance, esatto. Visto comunque l'abbiamo comprata a Lidl. Questo infatti, cosa importante, brava, l'abbiamo comprata a Lidl e vi abbiamo fatto anche il video con... Vado a mettere due vaschette di appunto formaggio quark e ci vado a mettere anche lo yogurt greco zero. Vado a mischiare questi due. Scusa. Vado a mischiare questi due. Vado a mischiare questi due. Ma dai! Non pensavo, erano così fragili. In questo modo il sapore viene molto più delicato e cremoso. Con lo yogurt greco viene tutta proprio una crema, invece se usate lo yogurt bianco semplice viene troppo liquido. Esatto, non va bene. Esatto. Quindi usate quello greco, non chiedeteci. Possiamo usare lo yogurt di soia? No. Lo yogurt bianco? No. Lo yogurt a fragola? No. Sta incazzata Nancy oggi. Allora, mescoliamo, guardate che bella crema, sembra tipo panna, guarda Nancy, viene proprio voglia. Wow! E adesso io faccio così, ci vado ad aggiungere la truvia per dolcificare, invece dello zucchero. Questo è un dolcificante super sano e naturale e ha zero calorie, a differenza dello zucchero che fa salire la glicemia e vi fa ingrassare. Questo è super light. Io adoro, cioè io dolcifico tutto con la truvia, quindi usatela. In tutti i supermercati. Tutti. Ma questo martello mi sembra proprio... Ma sei proprio minacciosa oggi questo martello. Ma Nancy, ma poi che buon profumo hai oggi, non lo so perché. Mi sono lavata, sei come... Stranamente. Ok. Metto circa 3 cucchiaini di truvia. Adesso non ce l'ho, però voi se ce l'avete mettete una bustina di vanillina oppure un aroma naturale a vaniglia, tipo le bacche di vaniglia, quelle robe. Sì, perché ci attecca molto, lo rende più buono, più dolce, più vaniglioso, più vanigliato, sembra più panna. Nancy, mangia. Oh, è troppo bella invitante però sta crema tutta pannosa. Pannosa. Per vedere se vi piace di dolcezza dovete assaggiare e quindi regolarvi voi. Potete utilizzare o ad esempio lo zucchero integrale di canna se volete, o lo sciroppo d'acero, lo sciroppo d'agave, un po' di miele. Qualsiasi cosa voi vogliate potete utilizzarla. Buona. Una pirofila, insomma. Andiamo a mettere la nostra base che ne si è frantumato. Frantumato. Quante fette alla fine? Sì, va bene. Sei, non messo. Sei fette, ok. Andiamo a fare... Vabbè, poi voi ne potete mettere di più, di meno, quante ne volete. Poi per fare lo strato io faccio così. Ci aggiungo un po' di latte di soia. Un
po' così. Invece del cioè quasi metterebbe tipo il burro, sta roba. Adesso ragazze, questo qua si dovrebbe mettere nel congelatore tipo per una mezz'oretta così. Ma noi non abbiamo tempo, ci scocciamo. Però poi mettetelo nel frigo, nel congelatore. Poi mettetelo nel congelatore per anche, guardate, anche un quarto d'ora, 20 minuti. Casomai fate prima questo, lo mettete nel frattempo vi preparate la crema, così sì, è meglio. Così lo strato di sotto sarà proprio viene compatto, meglio, croccante e buono. Poi ci andiamo a versare la crema. Cosa importante, questa ricetta è super veloce, anche da fare. Semplice. Semplice e veloce. È buonissima, ragazze. Mi raccomando, tenetela nel frigo o anche nel congelatore almeno un'ora, perché più fredda è più buona. Anzi, il giorno dopo è buonissima. Il giorno dopo, infatti, quella che resta poca, a noi resta sempre pochissima, è ancora più buona. Se a questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci tanti like, tanti pollici in su, se vi piacciono le nostre ricettine, like, leggere, guilty like. Così ne facciamo tanti altri. Sì, così ne facciamo tanti. Se raggiungiamo tanti like, ne facciamo subito un'altra. Ciao!